Le ultime ricerche che cosa hanno scoperto? Che è anche possibile e consigliabile consumare un uovo al giorno. Le uova andrebbero consumate, secondo appunto le regolari linee guida, anche 3 volte a settimana, perché le uova contengono le proteine ad alto valore biologico e contengono anche il colesterolo, che è essenziale per la produzione di ormoni, per esempio, di tante altre molecole per le nostre membrane cellulari. Le ultime ricerche che cosa hanno scoperto? Che è anche possibile e consigliabile consumare un uovo al giorno, ovviamente in condizioni di uno stato di salute, quindi in assenza di patologie, ipercolesterolemia, eccetera. Questo perché ciò che è dannoso non è tanto il quantitativo di colesterolo che noi assumiamo con l'alimentazione, piuttosto la quantità di grassi saturi, perché sono proprio i grassi saturi che vanno poi a stimolare la nostra produzione endogena di colesterolo. Quindi non è importante il limitare, ecco, i prodotti di origine animale che contengono il colesterolo, perché la maggior parte del colesterolo viene prodotto dal nostro organismo. È importante invece limitare gli alimenti con un alto quantitativo di grassi saturi. L'importante è soprattutto la modalità di cottura. Quindi è vero, si può consumare anche un uovo al giorno, ma attenzione a consumarlo mediante la cottura alla coq, quindi un uovo alla coq, un uovo sodo, o anche un uovo all'occhio di bue, ma senza l'aggiunta dell'olio, quindi evitare i fritti, le frittate. In condizioni invece di ipercolesterolemia dobbiamo limitarlo a quelle 2 volte alla settimana. Questo perché? Perché ad ogni modo il quantitativo di grassi presenti nell'uovo, seppur in maggioranza sia costituito da quelli insaturi, quelli buoni, comunque comprende una piccola parte di grassi saturi. Per quanto riguarda invece la fase di crescita per il bambino, innanzitutto va introdotto dopo il primo anno di vita e va introdotto il tuorlo, perché l'albume generalmente scatena poi delle allergie. Dopo il primo anno di vita si può anche consigliare 2 volte a settimana fino ai 3 anni, proprio perché il contenuto di grassi è necessario per lo sviluppo del sistema nervoso. Dopo i 3 anni scendere nuovamente alla quantità di un uovo a settimana.